un saluto a Bucarest, ragazzi. Noi stiamo preparando tutti gli impianti dentali per domani. Tutti questi dobbiamo mettere. No, scherzo. Questi sono per la settimana. E vi volevo far vedere che oggi in clinica è finalmente arrivato anche il professore Podgorni. È arrivato. Quanti di voi sono stati curati da dottor Podgorni? Guardate che stanno facendo le prove adesso su di una paziente. Dottor Podgorni è arrivato qua e lui si occupa di quelli che sono tutti i protocolli protesici che vengono utilizzati, e stiamo iniziando a diciamo fare la distribuzione dei protocolli protesici, come facciamo a Chisinau, nei vari ambulatorietti. Stiamo ovvero distribuendo per ogni ambulatorio le cose che si possono fare, come devono essere fatte, e stiamo anche facendo il pomeriggio le istruzioni alle infermiere con tutte le cose che ci devono preparare per la parte protesica. E se vado giù invece è arrivato anche Liviu Racovița. Anzi porto direttamente da Liviu, così vi parlo un pochino dei prossimi mesi. Noi, come sapete, stiamo lavorando con la telemedicina. Noi possiamo espandere. Oh, ciao dottor Oleg. Noi stiamo abbiamo la possibilità di espandere rapidamente. Perché? Perché abbiamo i grossi laboratori in Moldavia che si interfacciano con le nuove aperture che facciamo con internet. Noi scannerizziamo quelle che sono le impronte del paziente, tra l'altro applichiamo gli stessi protocolli che sono sempre stati utilizzati in Moldavia. Semplicemente le persone che creano le impronte si trovano a chilometri e chilometri di distanza, vengono inviate con internet. Una volta che vengono ricevute al centro di elaborazione dati, dove c'è appunto il nostro manager Liviu Racovița, vengono processate, e una volta processate vengono realizzate le forme dei denti, che siano provvisori o definitivi è uguale, il protocollo non cambia, è sempre lo stesso, e a questo punto vengono prodotte. Prodotte cosa? I design. I design vengono mandati indietro e ci vengono qua al laboratorio, per esempio di Bucarest, creati quelli che sono i prototipi. I prototipi che servono poi a verificare nella bocca del paziente. Ecco qua Liviu, per esempio, che sta staccando dalla macchinetta un prototipo. Vedete com'è quando viene fuori. Chi di voi si ricorda Liviu Racovița? Oggi è qua a Bucarest. E quello che viene fuori dalla macchinetta sono questi qua, che sono i mock-up. Sono dei prodotti di stampa tridimensionale che vengono fuori da un design tridimensionale fatto col computer. Questi ora vanno chiaramente puliti. C'è la resina che ancora non è stata polimerizzata, che va invece levata, e vengono poi avvitati nella bocca del paziente per fare le prove, per fare i test e vedere come si comportano questi denti. Viene messo qua nell'apparecchio che va a ripulirle, va ad ultrasuoni questo, e rimuove tutti quelli che sono gli eccessi di resina non polimerizzata. Dopodiché vengono mandati in clinica per essere provati e verificati quelli che sono le forme. Quindi noi cos'è che facciamo? Impronta nella bocca del paziente qua a Bucarest. L'impronta viene caricata su questo apparecchio, questo è uno scanner tridimensionale, la trasforma in impronta tridimensionale, viene questa inviata dall'altra parte, per esempio in Moldavia. In Moldavia c'è la squadra di designer che viene capitanata da Liviu, vanno a produrre le forme dei denti, e questi denti vengono poi inviati, file qua, dove vengono stampati quelle che sono le prove, i mock-up. Viene fatta di nuovo un'altra scansione e con altre macchine viene riprodotta poi l'arcata provvisoria o definitiva che viene montata nella bocca del paziente. Io vi faccio un saluto qua da Bucarest e fate presto per i biglietti, perché stanno salendo, come vi ha detto anche la Dumi, stanno salendo molto.
e c'è il rischio che non trovate posto, perché ricordatevi, c'è stata una pandemia e con la pandemia sono veramente tanti i pazienti che si dovevano tornare a curare, e quindi stiamo avendo l'ondata di tutti quei pazienti. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato sotto pandemia, ma c'erano anche tutti quei pazienti che non volevano venire, cioè che stavano aspettando quelli che erano i vaccini. Io così che lavoro la mattina, vi faccio vedere, io ho due computer, uno, due, e in uno ho le chat, nell'altro invece ho le cose su cui devo lavorare. C'ho qua tutte quelle che sono le chat, noi lavoriamo così con WhatsApp, tutte le chat qui, e su questo altro computer invece c'ho